Oggi San Paolo, nella prima lettera a Timoteo, ci invita a pregare per tutti, perché ciascuno possa avere una vita serena, dignitosa, e per questo motivo ci invita anche a pregare per i nostri governanti. Credo che sia un impegno significativo oggi, in tempi appunto in cui le scelte della politica sono particolarmente determinanti e cruciali anche per progettare il futuro, un futuro che sicuramente sarà diverso. E come cristiani, come singoli, come comunità, come associazioni, credo che sia importantissimo rimettere al centro la riflessione per il bene comune. Per cui oggi impegniamoci veramente a pregare per i nostri governanti, per chi ha il potere, perché il bene comune sia veramente l'obiettivo che ciascuno si pone. Ma impegniamoci anche a cercare nel nostro quotidiano quel piccolo passo che possiamo compiere nella nostra vita familiare, nelle nostre scelte economiche, sul posto di lavoro, perché il bene comune sia veramente responsabilità di tutti e di ciascuno. Buona giornata.